Chiediamo come il presidente partigiano Sandro Pertini che si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai. Basta spese per la guerra, chiediamo che i soldi dei cittadini e delle cittadine siano spesi per la sanità, per la scuola, per il lavoro, per l'ecologia. L'Italia antifascista non può essere complice di Netanyahu, l'Italia antifascista non può obbedire agli ordini di Biden per una guerra senza fine con la Russia e domani con la Cina. Lavoriamo per una soluzione di pace, lavoriamo per l'attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza.